Io mi immagino gli altri. Mi viene da piangere. Mi viene da piangere. Santo cielo, ti prego! Una parte per una alla volta. Non posso, si mettono in... Guarda come corrono! No, nel senso, esce e rientra. Non posso fuggire. Ma forse devi cambiare di nuovo... Aspetta, aspetta. No, c'è un comunque posso... Ranger miglior spin-off e Mystery Dungeon butto ti prendo a schiaffi. Esatto, mi unisco. In realtà è meglio Mystery Dungeon. Cioè, Ranger è unico, però Mystery Dungeon è meglio. Story-wise, almeno. Anche gameplay-wise. Cioè, smadonna, già adesso coi bidoof voglio vedere... Ma è perché sono veloci! Parte. Oh, grazie, grazie! Tanto devo farne altri due adesso. Perché la quiz peca non la fai? Perché sei stronzo. Ha ragione. Paco, ma no. Io ho una domanda per te. Dimmi. Ma se tu dai la choice scarf fa un Pokémon e poi sbagli la mossa, no? La tua per caso è stata una stolta scelta? Sapevo che avrebbe detto una cazzata. Lo sapevamo tutti, ma... Beh, cioè, hai ragione, scusa. Finito. Ti sei perso... Beh, nulla, il cringe adesso. Perché? Proteggilo, questo qui fa esplosione 9 su 10. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Lo sapevo. Ciao Ale. Salve, vorrei parlare con lei, vorrei interloquire, no? No. Vorrei interloquire, no? Tante cose! Ah. Vai, Renato. Cosa? Facciamo così. Ragazzi, sapete che alcuni pesci non pagano le tasse, fanno trote fiscale. Che grave. Eccolo il B-Sharp. Poi gli effetti si trasferiscono su Paco. Scusa Paco. Ecco perché quel giorno non ho bevuto niente e ho avuto problemi al fegato. Ecco, bravo. Obtained ricerche. Hai ottenuto OC. Questi strumenti base sono l'apocalisse, sì. Sono il coglione che sono. Cazzo. Avon ha mandato gli effetti del fino. Ouch. Ouch, sì. Ok. E a quanti tentativi siamo? Questo è il quarto, credo. Ecco, Meganium again. A rapidartigli! Questa macchina è un... Ah, sta andando verso il mulino! Sì, guarda che adesso... Ah, volatissimo! Fai il salto, Flavio! Fai il salto, Flavio! Quello è il famosissimo salto del pesce, guarda, chiaramente. Guarda che ti passa a fianco. Salto della quaglia! Ma l'ho preso... Stai volando, letteralmente. Ma l'ho preso a 250, devo prenderlo a... Scalion e l'evoluzione suono che è Bandeon. Non è male.
Però i dialoghi che scrivo io sono lunghi, eh. Il problema dei tuoi dialoghi è che sarebbe che... Che non sono spigoni, sono un po'... Come... Lo affrontiamo in questo modo molto schifoso, però... Atrespolo, porca di quella madre... Congela. Al 70 ce li ha, perfetto, mi fa molto piacere. No, dai, Paco, ti torna. Paco se n'è andato e non ritorna più. Paco, ma quindi come, che fa la seconda infermiera? Ale, puoi parlare senza mangiarti le parole e senza allontanarti dal microfono, per favore? No, aspetta, devo tossire. Va bene. Ok, stavo cercando di non tossire e parlare, ma a quanto pare non è andato bene. Non credo che tu possa tossire parlando. Se vi parlate sopra siete due coglioni, scusate. Parla! Parla! Paco che vuole trovare un Benis out of context è ambiguo. Prendilo come vuoi, Ale. Anche questo è ambiguo. Scusa, aspetta. Ok. Ho perso la dignità anche oggi, possiamo andare avanti. Ma si può? Col cazzo che si può. No! Ehi, Fabio! Oh! No, aspetta, sto... Sto sopra la tua testa! Cioè... Oggi vedremo i diversi livelli di malvagità o bontà dell'essere umano. Qui abbiamo la neutralità. Come dice chitarra, ha detto Svizzera. Svizzera! Ora passiamo alla bontà. Eh sì, non si sente neanche così. Questo è un uomo buono. Questo è Dio. Questo... E su, Dio. Non basta aumentare. Secondo me devi andare solo. Hai ragione. Vabbè. Ora vi faccio risentire. Un uomo buono. Dio. Super Dio. Benvenuti, amici. Impazzisci, vero? No, questo era il corno di battaglia di Flavio.